Fare squadra per cercare di ripartire insieme, possibilmente nella stessa direzione, e affrontare responsabilmente la gestione della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Questo è l'obiettivo dell'incontro a distanza tra l'amministrazione di Rapallo e i rappresentanti delle oltre 50 associazioni sportive cittadine. Primo elemento affrontato è stato il sostegno economico a queste realtà, con la possibilità di sgravi e riduzioni delle loro principali voci di costo. L'affitto delle utenze è anche una detrazione superiore a quella attuale per quanto riguarda la detrazione di spese per attività sportiva, quindi è sicuramente un impegno che è stato preso, speriamo che venga affrontato nel modo serio per poter dare delle risposte concrete a queste persone che, oltre allo sport, mi piace precisarlo, sport vuol dire anche sociale, impresa, salute, quindi racchiude un sacco di situazioni che sicuramente hanno bisogno di risposte concrete. Valutata poi la possibilità di garantire impianti e aree dove poter svolgere le attività sportive in sicurezza, con attività di sanificazione e distanziamento sociale. Il Comune, in qualità di ente subordinato, dovrà rispettare quello che il Governo e la Regione decideranno nelle prossime settimane. L'attenzione e la sensibilità nei confronti del mondo dello sport comunque resta alta. Noi faremo il punto della situazione naturalmente dopo il 4, se ci sono degli aggiornamenti ci teniamo in stretto contatto. Noi stiamo leggendo sempre tutte le evoluzioni dei vari decreti, sia regionali che nazionali, per dare un contributo. L'amministrazione di Rapallo sta lavorando insieme al dottor Manfredi, che colgo l'occasione di ringraziare, per, tra virgolette, escogitare qualsiasi possibilità per aiutare il più possibile le società sportive.